Simone Inzaghi ha chiesto a Luis Alberto di non abbassarsi troppo. Lancio di Chiellini per Alex Sandro, c'è spazio, entra all'interno dell'area di rigore, retropassaggio a Cuadrado. Occasione clamorosa per la Juventus, si salva Stracoscia con un intervento pazzesco. Pallone però arriva dove c'è Barzagli, il tocco corto verso Cuadrado, può ripartire però pericolosamente la Lazio, ancora con Immobile, retropassaggio per Luis Alberto, carica il destro dalla lunga distanza, conclusione che termina alta. Nessun problema per Gigi Buffon, ma almeno la Lazio ha provato ad interrompere. Riparte però la Juventus con Alex Sandro, pallone recuperato da Milinkovic in zona pericolosa, ancora Milinkovic cerca la conclusione, pallone alto, record di gol in campionato, 23 segnati proprio con la Lazio. Milinkovic proprio per Immobile, solo davanti a Buffon, Immobile dribbling, va giù Immobile, calcio di rigore in favore della Lazio, giallo nei confronti di Buffon. Segna Immobile, Lazio in vantaggio, 1-0 al 32esimo su calcio di rigore, Ciro Immobile. Credo che volevo ritornare all'azione del che ha causato il rigore. Il pallone in avanti a cercare Milinkovic, il colpo di tacco, basta e solo, basta, salva Buffon, ancora Lucas Leiva in avanti, la Lazio cerca il destro, Lucas Leiva, Buffon in calcio d'angolo, è una Lazio scatenata, Juventus alle corde. Tu guarda in questa azione di ricompattarsi, Parolo prendono posizione nel cuore dell'area di rigore, Immobile e Milinkovic, il cross di Parolo a cercare proprio Immobile, il colpo di testa ed è un gol spettacolare, Ciro Immobile per il 2-0 della Lazio, l'esultanza doppietta di Ciro Immobile che va a raccogliere l'abbraccio dei propri tifosi, un colpo di testa favoloso. Parte Pjanic, morbido, troppo alto, da cercare Dybala che cerca di girarsi, eccolo l'uomo che può mettere in difficoltà la Lazio, Douglas Costa riesce il dribbling, carica al sinistro, Douglas Costa centrale, para Stracoscia con Douglas Costa lo affronta Luis Alberto, le finte di Douglas Costa, altro traversone, il pallone arriva dalla parte opposta dove c'è Higuain, servito Parolo che è diventato capitano dopo l'uscita dal campo di Lulic, arretrato il pallone per Luis Alberto che pensa alla conclusione, prova con il destro, si salva Buffon, calcio d'angolo, bravissimo Luis Alberto. Fa Dybala, cerca la battuta ed è un gol meraviglioso di Paolo Dybala che riapre la partita quando alla fine mancano 5 minuti più recupero, esultano i tifosi della Juventus per questa pennellata su punizione davvero dell'area, cerca di superare un paio d'avversari, allarga bene poi per Alexandro al limite dell'area, pallone in mezzo, si chiude la difesa della Lazio, arriva il calcio di rigore per la Juventus, fallo commesso ai danni di Alexandro. Dybala contro Stracoscia, parte Dybala, il pareggio della Juventus proprio in extremis, doppietta del numero 10 dell'erede di Sivori, Platini, Baggio, Del Piero, segna lui, riporta in parità la Juventus. Con il racconto di questa partita, Lukaku prova ad andare in dribbling con De Sciglio, ancora Lukaku all'interno dell'area di rigore, pallone arretrato e il gol della Lazio, ha segnato Murgia, è un gol spettacolare della Lazio con i giocatori che vanno a esultare sotto la curva nord, gol di Murgia, del ragazzo appena entrato, del classe 96, del prodotto del settore giovanile bianco-celeste.